Buonasera ragazzi, che freddo ma che calore che si respira qui. 27esima edizione, veramente felici di essere di nuovo qua. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. È veramente un orgoglio poter essere di nuovo qui insieme a voi questa sera, almeno per quel che mi riguarda. E per iniziare vorrei fare un applauso a questi ragazzi che stanno da oggi pomeriggio la chiave folk. Grazie, grazie. Sono splendidi, prontissimi, soprattutto hanno un sorriso unico sempre, anche sotto le intemperie. I Tonini sicuramente. Loro si chiamano Tonino, quindi per tutti quanti vi chiamate Tonino, poi magari ci presentiamo. E beh, 27esima edizione, non si dirà mai siamo giunti, ma siamo ancora e pronti a farne tante altre di edizioni della festa dell'organetto. L'organetto è uno strumento così bello, uno strumento così particolare, uno strumento che negli anni ha avuto tutte le sue evoluzioni. Di sicuro all'inizio non era quello che voi vedete, di sicuro quello che voi avete avuto fortuna di poter visionare da qualche vostro lontano parente, magari più grande di voi, avrà un qualcosa di storico, di particolare, di speciale. Mentre oggi come oggi lo vedete, mettono delle resine particolari, li fanno sempre più carini, li firmano. All'epoca erano proprio rudimentali. Pensate che la nostra festa, questa dell'organetto, è sì moderna, perché ogni volta, ma è cominciata tante e tante edizioni fa, appunto 27. Mano a mano, nell'arco di questa manifestazione, di questa serata, noi parleremo un po' e dell'organetto e di chi studia l'organetto, di chi ha portato l'organetto, perché è giusto che anche queste manifestazioni siano un po' un laboratorio che porti un attimino ad amare chi come suona già ama, ma chi anche balla e non sa proprio tanto tanto dell'organetto. Lo balla perché ovviamente ripete quel folklore e quella musica meravigliosa che è il liscio, ma prima ancora del liscio esistevano le danze popolari e avremo modo di parlarne. 27esima edizione, vorrei fare insieme a voi che siete tanti e lontani, rimanete così, no no, questa volta sapete all'inizio si dice sempre avvicinatevi, no, voi rimanete così perché ovviamente lo spazio qui davanti serve per poter ballare. Ci saranno vari partecipanti che verranno da vari posti e suoneranno il loro organetto e noi li presenteremo mano a mano. Vi ripeto, non è una gara, è soltanto modo per stare insieme, quindi voi pronti ad applaudire le mani e fatemi sentire come lo facciamo già da subito, perché bisogna ringraziare le persone dell'associazione che fanno sì che ci sia sempre la manifestazione. Quindi un grande applauso all'associazione Organetto 2000 Onlus. Poi più forte, però dai, più forte, più forte, grazie. Questo è anche calore che voi trasmettete. Facciamo un applauso alla collaborazione del Cavaliere della Noce da Teramo, grazie. Facciamo ancora un applauso alla Full Music e poi a tutti gli sponsor che mano a mano presenteremo, che hanno fatto sì che questa edizione si potesse rifare. Sarà una bellissima manifestazione. Cominciamo quest'oggi con l'esibizione dei ragazzi all'organetto. Domani ci sarà una serata danzante con l'Eco dei Talenti e Battista. E dopodomani ci sarà l'ultima serata. Nicola, se hai qualche consiglio, facciamo un applauso a Nicola Perrotta che sta sempre dietro le quinte. Si nasconde sempre, si nasconde sempre. I ragazzi con la maglietta gialla sono i ragazzi dell'associazione. Io so che ci sarà l'estrazione, vero Nicola? Sabato sera, per cui chi non ha acquistato il biglietto può tranquillamente acquistarlo e rischiare, badate bene, di vincere. Per cui mi raccomando, nel frattempo io parlo tanto, dici ma questa quando la finisce? Perché così i ragazzi che devono partecipare andranno sulla destra qui del palcoscenico e noi vi diremo quando salire sul palco mano a mano. Per cui tutti i ragazzi che si sono iscritti per l'esibizione possono recarsi alla destra del palcoscenico, alla mia destra del palcoscenico, e aspettare il loro turno. Io non voglio più tediarvi e dare fastidio, però un applauso lo facciamo lì alla telecamera, se qualcuno si volta e saluta. Siamo in diretta streaming, chiunque volesse vedere basta che va su www.festadellorganetto.it, c'è proprio un'icona che dice collegamento in diretta streaming e potrà vedersi tranquillamente anche la serata. Magari lo potete dire telefonicamente a qualcuno che abita lontano e avrebbe avuto tanto tanto desiderio di essere qui questa sera. È tutto chiaro, vero? Bene, andiamo nel caldo della serata e so che c'è Abbondandolo, il signor Abbondandolo Angelo. Ciao Angelo, quanti anni hai? 11.
Solo 11. E da dove vieni? Da Sturno. Ah, sei da qua vicino. Senti, Angelo, e da quanto tempo studi l'organetto? Da 6 mesi. Solo 6 mesi. E, ti hanno spiegato come è fatto l'organetto, sì? Sì. E cosa ti ha portato a dire voglio studiare l'organetto? Da mio cugino. Da tuo cugino. Angelo, sei emozionato? Lo vuoi dire al microfono che sei emozionato? Sì. Un applauso ad Angelo che è emozionato? Angelo, invece non devi essere emozionato, però quel tanto che basta per rendere di più fa sì che tu faccia una bella esibizione. Ricordati, la musica è una cosa bella, ci unisce e ci fa stare bene in modo positivo. Noi giovani, noi, ho detto noi, scusate, loro giovani che suonano veramente fanno una cosa buona, anziché perdersi davanti a tanti altri vizi, va, chiamiamoli così. Angelo, cosa ci vai a fare? Lo spazzacamino valzer. Valzer, Angelo, passa sotto al filo perché non voglio impallarti alla telecamera. Angelo, lo spazzacamino, un valzer, coppia ovviamente, ballatela. Angelo, bellissimo lo spazzacamino, è andato bene, vedi che le coppie hanno ballato. Mamma, papà di Angelo, dove siete? Sono là?
Auguri e complimenti e fate continuare a studiare Angelo, che ora ci va a suonare che cosa? Il primo amore, polca. Primo amore. Primo amore. Primo amore. Tu ce l'hai il primo amore o il secondo o il terzo a quest'età? No, nessuno. Bene, allora farai questo primo amore con la speranza che arrivi la persona del tuo cuore al più presto. Va bene? Polca, a ballare coppie. Secondo, e più bella ancora. Lui è Angelo e sta studiando da soli 6 mesi, bravissimo. Angelo, con l'augurio di rivederci. Voglio darti il premio, però voglio far prestare attenzione alle persone, perché quest'anno c'è una cosa meravigliosa, è la brocca. È un po' differente, lo so che qualcuno ha detto io già ce l'ho, voi le dovete collezionare, ve lo dissi pure l'anno scorso, ma quest'anno c'è una nota in più, siccome c'è la crisi, mi facevano notare, anche la goccia del buon vino andata persa è peccato, per cui noi la andiamo a recuperare. Vedi questo risvoltino, tesoro? C'è una piccola fessura, quando tu versi il vino da questa parte qua, da questa fessura, la gocciolina che rimane rientra nella brocca e potrà essere recuperata. Questo è il tuo regalo, con l'augurio che domani, quindi l'anno prossimo, ci sarai di nuovo. Ciao Angelo. Ciao. Saluta pure in TV gli amici di streaming, lo sa che ti vedono fino chissà dove, eh? Ci vediamo in America, vero? Fatemi un sì, cenno, cameraman. Ah, fate un applauso a quei cameraman che stanno ancora più in alto e fanno freddo cane. Ciao Angelo, alla prossima. Beh, signori, è un'occasione meravigliosa quella di poter stare insieme a questi ragazzi. Loro sono il simbolo di una tradizione che è iniziata, ma vi parlo, 1829. Nel 1829 si scoprì l'organetto, insomma ci fu l'inventore dell'organetto, che ovviamente, ripeto, non è come lo vedete ora. Cerchiamo di arrivare. 1829, da certo viennese, Cyril Demian, se lo pronuncio bene, e grazie a lui si ha avuto questo grandioso strumento che mano a mano nel XIX secolo ha cominciato a sostituire quelle che erano le cornamuse dell'epoca, che si utilizzavano per le feste popolari. Ve ne dirò tante altre di cosine che ho studiato, perché man mano che fai parte di una tradizione ti viene sempre più curiosità di capire. Mentre invece tu ci riporti in allegria con che cosa? Una quadriglia. Hai detto pure prima, la quadriglia. Grazie Michele, voi la quadriglia, instancabile quadriglia. We'll be right back.
giro. Eccoci qua. Anche per te un bel ricordo. E ti faccio l'ultima domanda: a saperli suonare questi brani li sai suonare, e a ballarli? No. Una cosa alla volta. Diamo subito spazio al prossimo partecipante, a lui lo salutiamo con un grosso applauso. Grazie Michele. Vediamo quanto è grande il bimbo che arriva ora. Eccolo qua, vieni vieni, ciao. Ha visto, ci hanno messo la crocetta per farci centrare dalla... Salutiamo, ogni tanto dobbiamo salutare, perché ricordiamo alle persone che se vanno, oppure lo dite telefonicamente a chi è lontano e voleva essere qui alla festa, www.festadellorganetto.it, c'è proprio un'icona lì dove dice diretta streaming, basta cliccare sopra e si apre immediatamente la videata sul palcoscenico, e quindi potranno vedere i loro amici, potranno vedere la loro piazza che magari sono lontani. Un'altra cosa c'è da dire, che questi ragazzi sentono freddo e dici ma fammi qualche domanda così mi passa. Tu come ti chiami, abbiamo detto? Carmine Marra. Carmine Marra, Carmine Marra, ed è di Sant'Angelo. Quanti anni hai? 12. Da quanto tempo studi? 4 mesi. Solo 4 mesi. E io conosco bene il tuo maestro, che è un mio carissimo amico, che si chiama Tonino Iannella. Lui è di Rocca, vero? E tu vai fino a Rocca da Sant'Angelo per fare lezione. Tonino a quest'ora non è ancora venuto, però dopo, quando verrà, lo obbligheremo a farvelo sentire, perché è veramente bravo a suonare, e quindi vogliamo proprio sentire uno dei suoi allievi come bravo. Che cosa ci suoni per primo? Una quadriglia. Anche tu con la quadriglia, alla quadriglia, all'organetto che suona da appena 4 mesi, Carmine Marra. Sono solo 4 mesi, questa era la quadriglia. Ma tu ti sei mai chiesto, ma questi signori che ballano, com'è che si imparano tutti sti balli? No. E mo che te lo dico io, ti è venuta un po' di curiosità? Sì. Vuoi sapere qualcosa? Vogliamo chiederglielo. Voi dove avete imparato a ballare? Però facciamoci rispondere non dalla mamma e papà tuo, dai nonni. Dove imparavate a ballare? Come dite, alla musica? Sicuramente sulla musica si ballava, ma all'epoca come facevate? Si lavorava, ci si riuniva a casa di chi suonava l'organetto e si facevano gli imbrogli, come cantano alcuni.
le femmine arravogliavano. Io ho sentito un CD di alcuni locali che sono bravissimi a suonarla, e sono proprio di Frigendo, i Zeghetam, giusto? E c'è questo CD che qui c'è questo vecchietto che parla e che racconta la storia dei balli, che ti fa venire veramente l'amore per un'epoca non vissuta, di cui si nutre veramente tanto rispetto. Loro si mettevano e ballavano. Ovviamente, ripeto, non c'era niente di scritto, niente di sulla musica, niente. Mano a mano che passava il tempo e l'organetto prendeva piede, diventava lo strumento che veniva utilizzato persino nelle città, non solo nelle campagne, in quelle che poi venivano chiamate le sale da ballo. Le sale da ballo dove si ballava il ballo lì. Liscio, erano le nuove danze, il ballo liscio, si cominciava a dare un nome a queste cose che vedi, quindi il passo valzer, il passo quadriglia, il passo tango e tanto altro ancora. Poi però l'organetto fu sostituito negli anni 30 circa e fu sostituito dalla fisarmonica, e quindi mano a mano l'organetto tornò alle radici, tornò in campagna, tornò quindi a ravvivare quella musica dei vecchi canti, e ha fatto sì che ancora oggi i vecchi canti un bimbo come te di quanti anni? 12 li suona, eh? Vedi che cosa è successo nella storia? A voi ancora che cosa ci suoni? Una mazurka. Mazurka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La sigla la fanno per me anziché per te che te ne vai o per quello che entra. Tonino, facciamo così, che la sigla la mettiamo solo in entrata, perché in uscita è peccato il bimbo. No, la facciamo tutte e due, va. La brocca piccolina, perché tu che suoni da poco tempo, si dà per buon auspicio. Quando tornerai diventa più grande, perché nel tuo cervello e le tue mani saranno più capaci di muoversi velocemente. Noi ti ringraziamo per la tua presenza. Torna, mi raccomando, l'anno prossimo. Un saluto va a Tonino, perché mo lui non c'è, ma più tardi ci sarà. Però quando poi vedrà di nuovo, perciò vi dico, questa è una verrà pure registrata, per cui chi vuole si potrà vedere la serata di quest'oggi. A te la brocca e a te soprattutto buono studio. Grazie, ciao. E anche per te c'è la sigla, Cocca, vieni qua! Mi quanto elegante, facciamo un applauso! Mettiamoci un po' più qua. Cocca? Francesco. Francesco, però c'è una faccia conosciuta. Ci siamo conosciuti l'anno scorso.
E hai suonato pure l'anno scorso, due brani pure l'anno scorso. Quest'anno hai continuato a studiare. Hai deciso di portare che cosa? Una quadriglia e una tarantella. E a te che cosa ti piace di più, la quadriglia o la tarantella? Tarantella. Ti piace più la tarantella? E di dove sei? San Marco dei Cavoti. Pure lui è di San Marco dei Cavoti. E quanti anni hai, lo vogliamo dire a tutta questa bella gente? 13. 13 anni, cocca, Francesco, prima la quadriglia. Francesco, sei troppo bravo, continua così perché il prossimo brano li teniamo ancora caldi dalla quadriglia. Hai visto poi le modifiche nel tempo? La quadriglia si ballava tutti insieme prima di coppia e poi ci sta invece chi te la balla di gruppo, l'evoluzione, così come negli strumenti e nel metodo didattico, così anche nel modo di ballare. Continua così, gente calda, numerosa, applaudire, applaudite a questi ragazzi che sono bravissimi, non ve li dimenticate. Continuiamo con una tarantella. We'll be right back.
siamo, eh? Prova, prova. L'avete fatta apposta. Mi abbasso così, ma tanto mi... non c'era bisogno. Dici tu, ma te sei bassa uguale. Prova, prova. Lo alzo. Non c'ha un tasto di accensione? Sì. Ho fatto la figura, sei zitto, vai via. Mo' vi volevo vedere al posto mio come vi vergognavate. E chi vi ha detto che io non mi vergogno? Vi spiego, però, diciamo, mica io tocco il tasto, io non l'ho toccato. È che siccome, no signor Tonino, siccome è inserito in questi cosini di plastica, quando l'ho estratto, evidentemente ha toccato e quindi io poi ho parlato, la presentatrice non si è sentita, è panico per chi sta dietro al serio, oh, a quale canale, dove sta? È colpa mia ma non voluta. Carissimo, io ti ringrazio, però nel frattempo ho dimenticato la brocca. A te la brocca, e visto che sei cresciuto e diventata più grande pure per te, c'è sempre il salvagoccia anticrisi. Tu lo sapevi che esistevano queste cose meravigliose? Praticamente, quando fa, lo sai, no, che tu versi il vino con la brocca, il beccuccio fa la goccia e sporchiamo la tovaglia. E mamma dice, ma l'ho messa, ma la devo mettere un'altra volta. Allora hanno creato questo e Nicola Perrotta, anziché dirlo antimacchia, l'ha chiamato anticrisi, perché il vino buono in un periodo che è un po' difficile, lo è, parliamoci chiaro, va tutto recuperato, per cui la goccia cade nella seconda beccuccio che è bucato e va a finire di nuovo nella brocca. Un applauso all'inventore del salvagoccia, mi è piaciuta. Certo non è, questo qua l'ha fatto pure a mano questo signore che è di Carife, ma non è un'invenzione sua, è stato bravo perché l'ha riproposta, è Nicola che ha avuto questa intuizione. Ci vediamo l'anno prossimo? Poi mi raccomando, cresci piano piano, così io faccio sempre meno figuracce vista l'altezza. Ciao! E a farmi compagnia su questo palco di maschietti, su questa associazione che per la maggiore avete visto, almeno per davanti, perché poi dietro le 15 ci sono un sacco di ragazzi. Facciamo un applauso alle ragazze in cucina? Io vi voglio, ciao ragazze in cucina, io, tutte le signore, volevo dirvi, ma avete visto gli stand? Fusilli, pasta all'organetto, mogliatielli, gli arrosticini, ovviamente il panino con la salsiccia, peperoni e patate, birra, vino, Coca-Cola e tutto quello che volete, insomma c'è veramente di tutto, e questo ancora per 3 giorni, quindi mi raccomando, se oggi non avete preso una cosa, prendetela domani, così provate tutte le specialità. Mi raccomando, bevete sempre quel tanto che basta, è il mio motto, per rimanere in allegri e non fare incidenti. Quindi mi raccomando, il vino qua poi tra l'altro è buonissimo. Che vi volevo dire? Bene, ci vediamo domani, perché domani c'è la serata folk di Battista Folk e l'Eco dei Talenti, e dopo domani ci sarà ancora l'esibizione, perché tutti in una serata non si può, in quanto ci sono pure i bambini e troppo tardi non possono fare. I consigli della regia arrivano sia coi telefonini che coi foglietti volanti. Mi pregano di avvisarvi che il 22 e 23 agosto c'è la sagra della gastronomia gesualdina in località via Cappuccini, organizzata dalla pubblica assistenza di Gesualdo. Complimenti! E per chi vuole andarci, vada numeroso. Voi ci andate? A Gesualdo, 22 e 23. Intanto ci vediamo domani sera e dopodomani sicuramente qui, per continuare a mangiare, divertirci, sorridere, ballare e applaudire. È la volta bellissima, prima parlavamo delle femminucce in cucina, perché qui poi la chiave è folk. Oggi mi manca la mia amica, non c'è, e quindi ci sono tutti i maschietti della mia, di questa bellissima band. Stasera hanno freddo qui, veramente hanno freddo, si è chiatrato proprio il viso, non riescono a sorridermi più. Chiatrare, voce del verbo che chiatrare, modo indicativo, tempo imperfetto. Esatto, significa che vi siete imbalsamati, però con una espressione di freddezza, cioè il vostro sorriso che vi contraddistingue, dove sta? Vi siete arrabbiati con qualcuno stasera? Mo' vi faccio sorridere io, perché oltre me che faccio la presentatrice e si vede che sto femminuccia, arriva finalmente un fiocco rosa a suonare l'organetto. Bellissima, capelli lunghi, Veronica, Veronica, Valeria, non fa niente, io dico sempre qualcosa che non va. Valeria, sai perché? Io li devo memorizzare, parlare e poi devo ricordarmi come si chiama, però mi devi scusare perché tu eri l'unica che andavo sbagliato. Sei femminuccia, sei bellissima. C'eri pure l'anno scorso? Quanti anni hai? 16.
16 anni. Valeria, da quanto tempo studi l'organetto? L'ho studiato per 2 anni e mezzo, però sono 2 anni che non lo suono. Fermiamoci un attimo. Quasi esige una promessa. E perché ti sei fermata? Perché ho altri strumenti da studiare. Quali sono? Flauto traverso e pianoforte. Vabbè, ma sei nella musica comunque. L'organetto è rimasto nel tuo cuore? Certo. A casa qualcun altro lo suona? No. Solo tu. Continua a suonarlo e magari se c'è un fratellino più piccolo passa l'organetto. Che cosa ci presenti per prima? Una polca. Polca. Io so che tu fai 3 brani, li presentiamo mano a mano. Polca! Cosa ci presenti per secondo? Valzer. Valzer, sempre all'organetto. Valeria. Bye.
Grazie Valeria, finalmente si sta calmando il vento. Poi mi sono resa conto, no, era dietro la cassa. Valeria, il prossimo? Una quadriglia. Vabbè, ma tu ce l'hai l'emozione da palco? Più o meno. Un pochettino lo sei, però vedo che vai avanti, come il freddo. Vedevo prima che ti riscaldavi, cercavi di tenere le mani calde. È una delle cose, vedi, chi suona sa. Ma come fate a ricordarvi dove sono tutte le note? Praticamente ho letto, perché io non ne capisco niente, però una volta, di Sturno sono loro originari, Seppuccio, Renato, Famiglietti, mi disse, c'ha l'organetto, e dissi lo posso toccare, perché comunque sempre con discrezione i musicisti sono gelosi, e invece lui è una persona squisita, me lo fa indossare e disse premi il tasto, e ne ho premuto uno qualsiasi, e mi diceva che se apri il mantice fa una nota, se lo chiudi la stessa ne fa un'altra. Cioè, quindi praticamente sti ragazzi, mentre muovono il mantice, si devono ricordare se lo apro fa quel suono, se lo chiudo ne fa un altro. Veramente sembra dura questa cosa, sembra dura, però loro ci riescono, lo studio a questo serve. Valeria, grazie, mi sei stata di aiuto per spiegare una cosettina che mi faceva piacere ripetere. Abbiamo detto che c'è una quadriglia, cura di Valeria. Ecco per te anche la brocca. Tu lo bevi il vino, Valeria, ogni tanto? Ogni tanto. Preferisci il vino o qualche altra cosa? L'acqua. L'acqua, beh, brava Valeria. Valeria, ma il vino di queste parti è veramente buono. A te la brocca della 27esima edizione. Ci vediamo l'anno prossimo e ci dirai che cosa stai suonando. Va bene, un applauso a Valeria. Mentre io vi presento il signor Furcolò Antonio. Ciao Antonio, ma che bello, vedi come si contrappone. Abbiamo un organetto dall'aspetto antico, dal colore, sai, del legno, e poi il cappellino messo alla DJ, al ballerino, sai, quelli un po'. Tu senti quanti generi di musica?
Pochi. Quale ti piace di più? Il folk. Lui sente il folk e si mette il cappellino così. Io glielo ho chiesto, ma te lo vuoi togliere questo cappellino? Ha detto no, sente freddo. Che cosa ci suoni? Due polche. Due polche, una appresso all'altra, ma io poi ti interrompo. Senti, e tu quanti anni hai e da dove vieni? 12 da Vallata. Auguri a te per questa tua esibizione, ma sei venuto pure l'anno scorso? No. È la tua prima volta? No, sono venuto altre volte. Hai fatto un po' sì, un po' no, come le luci di Natale. No, sono venuto tutti gli anni, però solo l'anno scorso no. Perché c'ero io come presentatrice pure l'anno scorso. Mo quest'anno, mo, come mamma fa, quella ci sta sempre, ormai invecchia insieme all'edizione. Non è vero, sto scherzando, lo sai che sto scherzando. Come ti chiami, ripetiamolo, alla TV? Antonio Furcolo. Antonio Furcolo alla polca! Da palcoscenico, io come sicuro, come hai 12 anni. Senti, ma uno di 12 anni che classe deve fare? La seconda media. Sei stato promosso? Sì. No, perché sennò eliminato, immediato, non ti faccio fare la seconda polca. Perché chi studia, suona bene l'organetto, deve studiare pure bene. Stai continuando a prendere lezione? Sì, sì. Bravo, quante volte a settimana? Non ti allontana che non ti mangio, Sì, sono una mangiabimbi. Scusami per bimbi, sono una mangiaometti, perché lui è grande, mica un bambino, scusate, ha 12 anni. Quante ore al giorno studi? Mezz'ora. E dopo che fai? Studio pure la tromba. È anche un trombettista, io l'ho detto, chi
ripeto, prima si trasmetteva a orecchio, no? Poche erano le musiche, quindi facilmente si trasmetteva a orecchio. Ma la signora è la signora delle caramelle? È vero? È lei? Signora, vi ricordate le caramelle? Io mi ricordo che... andiamoci a prendere la caramella. Usciamo fuori la telecamera, però ci prendiamo una bella caramella, che ce ne importa. Io però me le ho portate, ho detto che vi portavo le caramelle. Possiamo fare una e uno... aspetta, pure a lui. Poi c'è un bimbo qua che è piccolino. Una a te. Una a me. Una alla presentatrice. Una a me. Una alla presentatrice. Andiamo di nuovo, grazie, vieni, vieni. Dovevo salutare Salvatore alla televisione, lo salutiamo insieme. Salvatore da Napoli, ciao Salvatore che sei a Napoli, ti saluta Stefania che sta ora qui a Frigento. Ciao Salvatore da parte nostra. Bene, continuiamo col nostro programma per la 27esima edizione. Ad esibirsi è sempre lui, il signor Furco Antonio, con un'altra polca. Giro. Bravissimo. Ops. Eccola qui anche per te la brocca. Allora, ci vediamo l'anno prossimo, mi raccomando. L'anno prossimo facciamo una quadriglia e una tarantella, richiesta mia, va bene? Io mi devo ricordare però, se ci sarò ovviamente, se mi riconfermano. E io vengo, voglio che tu mi suoni una tarantella e una quadriglia. Ci stai? Va bene. Promesso? Sì. Come sei stato promosso? Con che voti? Sì. Te la cavicchi? Sì, sì. Vai bene o te la cavicchi? Sì, me la cavo bene. Se la cava bene. Grandissimi questi ragazzi. Facciamo un applauso e salutiamolo. Ciao, caro. Ciao. Si cresce col Festival dell'Organetto alla 27esima edizione. Ora voglio proprio di chiedere al prossimo partecipante, il signor Palermo, venga! Ciao! Presentati ormai tu che hai 17 anni, presentati, come ti chiami, da dove vieni? Sono Andrea, vengo da Taurasi e ho 17 anni. E da quanto tempo suoni? 12 anni. Di sicuro l'anno scorso c'eri, ma questa quale edizione è per te? E quante edizioni quindi hai partecipato? Dal 2006.
Eh beh, sono 10 anni di partecipazione, quindi tutti i cimeli che Nicola Ferratta mette a disposizione ce li hai tutti. L'anno scorso era una brocca salva, senza salvagoccia, quest'anno c'è. E Andrea, c'è un nome bellissimo, te l'ho detto pure l'anno scorso. Non ho avuto due figli maschi, ne ho fatte due femmine, però se avessi avuto un figlio maschio, te lo giuro, l'avrei chiamato Andrea. E lo dico pure in televisione, perché tra l'altro la mia figliola si è fidanzata col fidanzato, la prima, che si chiama Andrea. Tutti e due i fidanzati sono belli, però lui si chiama Andrea, per cui è il figlio mancato. Beh, digressione nel privato, non fa niente, andiamo avanti, parliamo di arte e di musica. Stai continuando a studiare anche l'organetto? Sì. Suoni altro? No. Solo l'organetto, ma suoni pure in qualche gruppo? No. Non hai tempo, tra studio e comunque prendi lezione. Che cosa ci fai stasera? Quadriglia e valzer. Quadriglia e valzer, prima la quadriglia, Andrea. A 17 anni, abbiamo detto che sei qui da 10 anni, quindi vuol dire che lo suoni da circa 10 anni. Devo dire la verità, un po' si sente, un po' si sente, ma loro non fanno assolutamente commenti, si stanno divertendo. Anzi, signori, io vi direi, cominciate a ballare un'altra volta di più, se riempite la pista, vi riscaldate, fate un po' come gli Appennini e le Ande che ci difendono dalle interferenze meteorologiche. Quindi è meglio che cominciate a ballare e vi riscaldate ballando. Lo potessi fare io, verrei subito a ballare, ma due cose insieme non si possono fare. Anzi, Andrea, dopo suoneranno dei maestri, no? Diciamo che sono fuori esibizione, loro lo fanno perché vogliono far ballare le coppie che rimarranno fino alla fine. Quindi e te? Dopo ce ne andiamo a ballare. Mi metto le scarpette basse e ce ne andiamo a ballare. Andrea, abbiamo detto che il primo brano che hai suonato era? Quadriglia. La quadriglia, e poi andiamo a fare il valzer. Andrea, valzer, ti ricordi pure il titolo? Calabriselle. Calabriselle.
E ci siamo. Grazie Andrea, sei stato fantastico, ovviamente per te la brocca, ricordo, di questa 26ª edizione. Ci vediamo l'anno prossimo, ma dopo per ballare e te, quindi rimani qua. Ti volevo chiedere una cosa, ma hai visto, tu hai iniziato, quindi se tenevi 11 anni più o meno, 10-11 anni a suonare, o eri più piccolo? 17, meno 10, hai ragione, avevi 6-7 anni. E guarda, stai zitto un attimo, che io ero umanistica, non ero matematica, sai? Ragazzi, perché? Le matematiche. Questa battuta. Made in Sud, che era questi qua, i tre ragazzi, ma quanto sono bravi. Abbiamo, ti ricorderai di te quando eri piccolo, Andrea. Andrea, lo vuoi andare a prendere e me lo porti per la mano? Dai, Andrea che fa il passaggio, visto che Andrea suona da tanti anni, visto che Andrea ha 17 anni, ci porta il piccolo Francesco. Pensate un po', Francesco. Francesco, quanti anni hai? Faglielo senti. 6. Sei. E da dove vieni? Da Vallata. Francesco, però, cominciamo. Francesco, a chi hai visto suonare che poi hai detto voglio suonare l'organetto? Mio cugino Antonio. Ma sta qua tuo cugino Antonio? Cugino con due G. Dove stai, cugino? Alza la mano. Ah, Antonio, quello che suonava bene bene col cappellino così. Lui c'ha il cappellino e tu c'hai il cappuccio, proprio sempre. Ora, mi hanno detto che tu c'hai bisogno della sediolina. La mettiamo qui sulla croce al posto di... Ah, bene. Ce la fai a sederti da solo? Facciamo un applauso, la sedia rossa. Mi sembra veramente... un re, un principe, stai comodo? Che cosa ci suoni per prima? La luna del Rio. La luna del Rio, che ballo è? È un ballo. È ballate? Che domande fa questa ragazza? È un ballo, vai! Facciamo un applauso forte, bravo! Francesco Cornacchia, 6 anni. Prima non abbiamo detto a tutte queste belle persone, ma da quanto tempo suoni l'organetto? 6 mesi. Ah, 6 mesi, solo 6 mesi. Ci facciamo un altro ballo? Sì. Un ballo come quello di prima? No. Come si intitola? La bella quadriglia. Scommetto che è una quadriglia? Sì. Bella quadriglia.
ora mi verranno a dare una mano, è così. Purtroppo dobbiamo dirti che te ne devi andare, ma che cosa brutta. Non perché ti preferiamo, però sai, noi diciamo siamo così ciucci grossi, siamo così ciucci grossi e non sappiamo suonare. E invece lui, così piccolino, va a scuola di organetto e ha imparato. Bene, te ne vuoi andare da solo, vuoi essere venuto a prendere, che dobbiamo fare? È grandioso. Ah, ecco che aspettava, hai ragione Nicola. Hai ragione, lei ha detto, ma questa non mi porta a brocchi, io non me ne vado da qua. È vero, non te ne andavi se non ti davo la brocca. Posso darti un bacio? Ciao, piccolino mio. Auguri per tutto, Ciao! Esageratamente bello. Si passa dal nano, dove io posso fare la grande, al grande, dove io posso fare la nana. Sì, mo ti arrivano pure a sistemare, già eri pronto. Come ti chiami? Innanzitutto buonasera, mi chiamo Nicolas, vengo da Paduli e studio organetto da circa 2 anni. Ma hai levato tutte le battute, non tengo niente più da dire. No, no. Che studi fai? L'industriale. Sei fidanzato? No. Quasi? Diciamo. Ai bambini? Ti starà guardando? Può darsi. Tonino, dimmi, suggerisci ai bambini, ma lui c'ha 17, i bambini nel senso già hai procreato. Non è cosa. Ti lasciamo immediatamente la scena e le coppie a ballare con... La quadriglia paesana. Quadriglia paesana, Nicolas. Nicolas, si devono fare le prove con quelli come te, normale. Senti, ma sei in un gruppo tu, suoni già? Suonavo, diciamo che adesso il gruppo diciamo si è sfasciato, ma comunque
Facciamo un appello, gruppo sfasciato, dove c'è la musica non si litiga, oppure dove ci sono diversi interessi, avete ragione, magari è doveroso doversi dividere, ma se si può recuperare, recuperate, o altrimenti, visto che sei così bravo, non ti manca a te di trovarti degli elementi e portare ancora in giro la tradizione dell'organetto. Prossimo brano? Una polca, la polca del Trillo. Polca del Trillo, Nicolas qui a Frigento, continuiamo a ballare. Andiamo veloce veloce, grazie Nicolas, per te la brocca, tu puoi già cominciare a bere qualcosa, collezionala e usala ovviamente insieme a tutta la tua famiglia, vi. Voi volete la brocca o volete il vino? Ah, volete del vino? Quando volete, qua ci stanno i ragazzi della Chiave Folk che dopo l'esibizione berranno volentieri un bicchiere di vino che hanno già degustato perché è veramente buono. Ciao Nicolas, grazie, vi presento un altro ragazzo, ha un cognome carinissimo, Bel Gioiello, ma vedi un po', come ti chiami invece di nome? Michele. Michele, da dove vieni? Dall'Arcangelo di Rimonte. In provincia? Di Benevento. Sei pure tu di Benevento, è la tua prima edizione che partecipi? Sì, qua sì. Ho capito, lo suoni, hai fatto altre esibizioni, però questa è la prima volta che vieni qui a Frigento. Verrai pure dopodomani a vederci? Non lo so. Ma come ti senti? Se tengo la ragazza che viene, venga bene. Se c'ho il passaggio, vengo. Bellissima, giustamente, perché tu quanti anni hai? 16. Ancora non è patentato e non ha nemmeno la macchina che si può portare senza aver compiuto 18 anni. Da quanto tempo suoni l'organetto? 6 anni. 6 anni e questa sera ci presenti 2 brani. Il primo? Organetto in festa e polca brillante. E l'organetto in festa è un? Una tarantella. Tarantella, organetto in festa.
siamo, Grazie Michele, continuiamo velocemente perché fa troppo freddo e anche altre persone si devono esibire. Non voglio toglierti tempo, non voglio toglierti spazio, ma il prossimo era? Polca brillante. Polca brillante, vai Michele Bel Gioiello! Bravo davvero. Michele, con chi sei venuto? Con mamma e papà. Il passaggio c'era, dove stanno mamma e papà? Auguri, bravissimo. Papà, fatevi una bella bevuta qui dentro. Questo lo porti a casa, ci rivediamo l'anno prossimo? Penso di sì. Dai, metticela tutta, ti aspettiamo. Grazie Michele. Abbiamo avuto di tutte le età, ci stiamo avvicinando alla fine. Ovviamente verso la fine ci consideriamo i ragazzi un po' più grandi, i ragazzi che hanno avuto più tempo di imparare. Non parlo di persone anziane, parlo di persone che hanno avuto più tempo di imparare. E voglio fare un grande applauso a un amico di sempre, Antonio. Vero che ti chiami Antonio? Ciao Antonio, con te ci possiamo parlare un pochettino. Anto, ma tu insegni? No, assolutamente. Non porti in giro questa tua tradizione? Io annetto è qualcosa che suono. Antonio, tu suoni, vedi? Non si. Uno che ha. Posso dirlo? C'è scritto sulla tua scheda, ho spiato, ho detto, ma questo bimbo che c'ha i capelli bianchi, quanti anni? Più grande. A 52 anni ha deciso di suonare l'organetto. Che cosa ci fai ascoltare per prima? Walzer, io ti passo davanti, mi dispiace perché il filo passa di qua, da questa parte. Scusami tanto, non ti tolgo perché vogliono ballare ancora. Walzer, Antonio.
giro. Antonio Trampa, un anno e mezzo che suoni? Beh, continua così, che ci facciamo le serate a casa, a te piace per diletto. Prossimo brano? Sembra un valzer. Un altro valzer, Antonio. Antonio, per salutarti ci vuole una bella brocca di vino, così ci riscaldiamo. Grazie a te, 52 anni e nessuna voglia di arrendersi. Ti aspetto l'anno prossimo, se non ci sono io, ma comunque la 28ª ti aspetterà, edizione. Grazie, grazie ancora, grazie ancora. Bene, 52 anni, ciao cara nonnina. Chi ci deve essere? Ditela a Nicola. Nicola, hanno detto che ci devo essere. Guardate il professore, ecco, l'avete già presentato. Bene, signori che siete a casa, che ci state guardando e tutte le persone presenti ancora. Lui è un'icona dell'organetto. Che ci vuoi? È la Montemaranese, la facciamo dopo. Vieni da questa parte che è il tuo posto d'onore sulla crocetta. Salutiamo gli amici e diamo un po' di presentazione. Tu sei una persona che sta dando lezione, vero? Sta dando lezione a tanti tanti ragazzi. È questo tipo di lezione. Come ti chiami? Intervistiamo Giuseppe Cimino. Giuseppe Cimino, io lo so, lo conoscevo il tuo nome. Giuseppe, è stato veramente un piacere tra l'altro rincontrarti. L'anno scorso si è esibito con un suo amico che, pensate, suonava insieme all'organetto la zampogna. Questi meravigliosi accoppiamenti inusuali li chiamo, ma sono magnifici progetti che, se magari portati avanti, possono diventare anche delle cose carine da portare, ma che ne so, in giro per ogni dove, a far sentire nuove cose, sperimentare mai finire. Dove c'è musica c'è l'infinito, c'è l'oltre, non ci sarà mai uno stop. Io, Giuseppe, non ho parole per presentarti più, perché so che stai regalando la tua arte, la tua voglia della tradizione dell'organetto a tante persone che desiderano imparare l'organetto, e abbiamo sentito molti stasera che erano tuoi allievi. Loro non lo sanno, io lo so, che si sono presentati dietro le quindi. Io sono allievo di Cimino, io sono allievo di Cimino, e quindi uno degli allievi di Cimino era molto bravo, e non diciamo chi, perché era più grande. Più passa il tempo, più diventano bravi. Sentiamo però il maestro, ma senza nulla dire. Ma mi fate un complimento, ballato, un'ultima coppia che balla, perché fa freddo. Ah, una delle difficoltà che mi diceva giustamente sono le manine fredde. Le manine fredde ovviamente rallentano, ma tu sei un maestro e supererai pure il ghiaccio. Grazie. Thank you.
Grazie maestro Cimino, non voglio togliervi tempo, soprattutto mo che vi siete riscaldati un po', che ci facciamo dopo? Un valzer. Valzer, Cimino, Giuseppe. E penso che arriva pure per te, vedi la brocca, ricordo della 27esima edizione. Ci rivediamo l'anno prossimo, sarai veramente un'altra sorpresa poterti rivedere. Continua così, continua a darci la possibilità di vedere nuovi ragazzi sulle tavole di un palcoscenico, a portare in giro l'organetto. Grazie. Bene, sulle note di questo ultimo ragazzo ad esibirsi vorrei ringraziare Teleradio Buon Consiglio, grazie per la ripresa, sono dei ragazzi fantastici e fanno delle riprese meravigliose, portano in giro queste manifestazioni in giro per il mondo, per tutti quelli che non le conoscono, per tutti quelli che lontano da casa hanno desiderio di rivedere i propri posti, i propri cari e magari quelle tradizioni che dove si trovano non si sentono come si sentivano quando erano qua. Quindi salutiamo i parenti, gli amici da lontano, grazie. Ringraziamo l'associazione Onlus 2000, come vedete qui dal cartello, associazione Organetto 2000 Onlus di Frigento. Ringraziamo la partecipazione, la collaborazione del Cavaliere della Noce di Teramo. Ringraziamo la Fuel Music di Montella. Ringraziamo tutti gli sponsor, i cappellini che sono stati distribuiti, gli orologi che sono stati distribuiti, quindi ringraziamo Publiel e Tipo Lito L e ringraziamo il supporto necessario affinché tutto quello che vedete sul palcoscenico sia fatto, le luci, le voci, la musica che è tanta, che sono la chiave folk. Grazie. E tutto questo a dirvi e presentarvi un carissimo amico, un carissimo ragazzo, ma un grande, grande musicista. Sto parlando di solo 21 anni e lui è Tonino Iannella. Ciao Tonino! Ciao, ci conosciamo? Ci conosciamo benissimo Tonino, è da un bel po' di tempo che ti faccio certe ramanzine per la tua timidezza e ti ho detto che tu sei un grande, ho una grande stima della tua arte e questa sera ti ringrazio perché so che eri lì a suonare in un altro posto. Lui suona già in varie situazioni musicali ed ora ci fai due brani, mi hanno detto di dirti che ci devi due brani, ma noi avremmo voluto sentirti, magari chiediamo un po' all'associazione di poterti far partecipare se ci sarà il 13, ma so che sei impegnato musicalmente, quindi vedi un po' nel tuo ricco carnet che cosa puoi farci. Tonino suona da Dio, veramente bravissimo, fa emozione, soprattutto è richiestissimo. Questa sera ci vai a presentare due cose, ti voglio fare due musiche un po' diverse, che sono? Una mazurka e un fox. Io ti lascio la tua mazurka al tuo fox. Grazie Tonino per la partecipazione e del sacrificio che hai fatto per scappare qua. Signore e signori, noi vi salutiamo, grazie per quelli che sono andati via e grazie per quelli che sono rimasti. Ci vediamo domani per una serata danzante, ci sarà l'Eco dei Talenti Battista e lui ci sarà anche in questo intervento musicale e poi ci rivediamo per l'esibizione dei ragazzi all'organetto dopodomani. Ciao, grazie. Thank you.
Grazie Tonino, si sente il sentimento nelle tue note. Questo mantice diventa lunghissimo, ma pesa l'organetto? No. No, sei tu che sei forte e sei abituato, forse più la fisarmonica, date le dimensioni. Oltre 50 kg, no. Tonino, ecco, finalmente sappiamo pure le cose tue, sei fidanzato, ma su questo non indaghiamo, così ti lasciamo alla tua musica, la prima fidanzata di un musicista è la musica. Sì, Tonino, vai con Fox. Tonino, una volta che hai finito ti diamo la brocca pure a te. Riscaldati nonostante il tempo, ci ha riscaldato la gente, ci ha riscaldato l'impegno, ci hanno riscaldato gli amici che ci guardano da casa. Ci rivediamo domani, ci rivediamo dopodomani, 12 e 13 agosto. Amici, grazie e insieme a Tonino, ciao! La brocca anche per te Tonino, ciao!